7-8, 7-8. Se faccio così si accende. Vabbè, laticosa, da un po' che non venivo, top venire e farsi una bel test della GSX S1000. Che cazzo vuol fare? Certo, neanche vede come la fa. Vediamo se ci tocco. Passando dalle 1 alle 2. Top, vediamo. Questa è top. Buon spettacolo, sembra di essere. Tocco perfettamente. Le pedaline sembrano non dare fastidio. È pesa a bestia, cioè sembra che gli sta su un cazzo di reattore nucleare. Vabbè. Pedane, posizionate, vabbè, vediamo che succede, vai. Allora, il display non è male, non è a colori, però a parte sono sole diretto, si legge molto bene, se senza sole diretto si continua a leggere, che non è detto. Vabbè, andiamo a seguire lui, quindi proviamo a seguire. Che freni di merda, che freni di merda. Subito, prima cosa immediata, frena un cazzo. Frena proprio un cazzo. Malissimo sta cosa. Allora, subito snocciolo, perché poi non so mica manco quanto dura la simpatia GoPro. Ecco, subito un bel blocco alla gamba. Vabbè. Allora, posizione, sella molto comoda. Posizione, sì, avanti, ma nemmeno più di tanto. Però ti dà la possibilità di slittare abbastanza, c'è parecchio spazio per decidere dove andare. Freno posteriore, ni. Freno anteriore, ora te lo dico. Allora, prima pinza, oddio, non va giù un cazzo, non va giù nulla, cioè c'ha dei portati di peso. Oh, io vi snocciolo tutto, lo sapete tanto, non è un discorso di, non è certo un discorso di quanto sono bravo, quanto non sono bravo, un test non è, cioè non faccio un test specifico, vi do le info mentre vo e poi vi decidete voi. Allora, prima impostazione è vai in avanti, in realtà non sembra, ma sei caricato più in avanti, molto più in avanti rispetto alla nostra. La posizione quindi può diventare anche forse scomoda, ora vediamo alla fine dopo mezz'ora. Motore molto molto fluido, molto fluido, lo senti che proprio va pastoso, pastoso a bassi regimi, perché sto molto basso per adesso dal punto di vista di giri, siamo 3-4 mila giri, pochissimo. E davanti non va giù, cioè te entri in curva ma devi spostarcela proprio di peso, se no non faccio. Rispetto alla Duke, ragazzi, sempre rispetto alla Duke, è tutto un altro par di mani. Allora, freno davanti, prima pinzata faceva cacare i coglioni, la seconda pinzata meglio. Sì, ragazzi, però se questa è la velocità io faccio prima scendere e andare a piedi, certo, oddio. Comunque, motore pastoso, è la prima indicazione che mi dà, è proprio, senti là, sesta, 2500 giri, boia puttana,
non fa un pio, non ti dà un off, ed è quello che effettivamente uno si aspetta da un 4 cilindri, e va bene. Ricordo che questo praticamente è il millone meno ostoso tra tutti quelli che esistano, devi andare su cinesi se no, e lui invece è ancora, dovrebbe essere ancora giapponese. Cioè in quinta filo di gas riprende da fa paura, e il motore non è per niente male, ecco. Anzi si può dire sia quasi il punto nevralgico, il K5, K6, cazzo è, d'altronde Suzuki su quello non c'è niente, non mi fai di nulla. Ora che ha fatto un paio di curve, tra l'altro, allora, freno, frena, rispetto ai che dicevo prima, frena, non c'è cazzo, cioè. Il rumore sembra un trattore, non bellissimo, però non lo so, non mi dà questa gran soddisfazione a livello di potenza, mettiamola così. Cazzo, sono 150 cavalli, dovrebbe tirarli fuori, no? No, eh? Non li sento proprio, devo essere sincero. È fluido il motore, parecchio bello, però non mi dà coppia, non mi dà, cioè se ti tira fuori va bene, però è messa bene, niente da dire, ma non mi sta entusiasmando, mettiamola così. Sembra molto computer, molto 4 cilindri senza coppia. Sì, ti dà un po' di picco di potenza se sali, e forse dovrei andare ancora più su. E allora, prime impressioni così. Migliora il fatto di come la porti, nel senso che sembrava non andare giù, e chiaramente da quando scendi nella Duke e monti su questo diventa una specie di gorilla, e quindi ci sta. Quindi ci sta quello. Il freno sembrava molto peggio, non è bellissimo, devo essere sincero, però rispetto alla prima pinzata che ho dato mi sembrava fosse cambio ottimo, questo non l'avevo detto. Posizione di guida, sì, va verso l'avanti, ma in realtà pensavo lì per lì peggio anche in quella anche in questa cosa. Invece posizione alla fine non sembra stancare più di tanto, perché in realtà basta muoversi un po' e torni abbastanza eretto se ti avvicini coi pacco al serbatoio, quindi buono anche su questo. Vediamo, pensavo ci fosse più coppia, e questa non la sento, cioè c'è, ma è troppo lineare, troppo 4 cilindri, via, e la trovo veramente troppo poco emozionale rispetto al Duke, per esempio. Quindi per ora sì, è vero, se fai un rapporto con il prezzo che ha, effettivamente non si può dire di nulla, nel senso che è una moto che ti leva soddisfazioni, di sicuro, perché se cominci a spingere, secondo me gli fai un po' di riff, un po' di sostituzioni in qualche cosa, sicuramente insomma ti può dare piacere. Però se tu sei abituato a averci la oppia a morte, un bicilindrico e roba di questo genere, non so.
Non so, sinceramente non so. Però ecco, ora che ci sto cominciando a prendere un po' la mano anche la mia posizione di guida, non la trovo per niente male, ecco. Rispetto, è più simile, ecco, simile, ricordate l'Honda CB1000, ecco. Però forse con una posizione ancora migliore a livello sportivo. Quindi su quello niente da dire. Bene, allora, comunque siamo in mappa A, quindi è la top, con un TC che è pari a 4. Strano, mi sembra che la pedana a sinistra sia più corta, più bassa. Freno mi fa cagare, l'ho detto, lo ridico, il freno mi fa cagare, l'anteriore, mi fa cagare, che schifo. O meglio, se lo comincia a pinzare migliora, però appena si raffredda un secondo. Perde subito di prestazione. In posizione di guida di per lì sembrava scomoda, in realtà no, per niente. Sei un po' verso l'avanti, ma questo non crea problemi, anzi, fatica zero, bella, mi piace. Freno anteriore fa schifo al cazzo, perde subito prestazione sia in bassa temperatura che in alta temperatura e ha un range molto piccolo in cui funziona bene, dai mio punto di vista, per me. Il motore è molto molto fluido, molto, veramente bello, pastoso da questo punto di vista. In alto regala un po' di soddisfazione, anche se chiaramente non è certo il BMW o roba simile. Accoppia, cioè sulla carta ovviamente ce l'ha, ma non accoppia. Bene, detto questo direi che non c'è più nient'altro da dire. Ora si ritorna su, si riporterà alle moto e ciao. Bene, allora adesso fate il cazzo che volete, vedetelo non vedetelo, fatevi le seghe. Non mi interessa. Speriamo nel breve di tornare a fare un paio di video con il gruppo, anche se per adesso c'è un po' di scompenso, però la ciclisti è sana, anzi è sana, eh? La ciclisti è sana di questa moto, molto, cioè, almeno per me, per quello che mi piace a me, cioè non essere troppo espresa, come si dice, troppo sportiva, troppo spinta, però ci si muove bene e effettivamente non è tanto. La cosa importante per me è che non sia così tanto portata in avanti, nel senso che non sia così tanto estrema, ma che tu ti possa anche andare a divertirti, e effettivamente questo te lo dà, a differenza per esempio della BMW. Dovessi spendere soldi che te lo spendo la BMW, col cazzo. La Street Fighter continua a essere però tutta un'altra categoria, ragazzi, costa anche mille euro in più, quindi. Bene, ciao, è stato un piacere, vediamo se muoio. Perfetto, non è successo niente. No, l'avevo messo a cavalletto, due volte l'ho messo.
Vai. Adesso c'è? Sì. Senti, c'è una roba nel baule. Sì, c'è. Cristo, ragazzi. Bene, ciao. Hai visto? Poi si dice, ah, oh, aspetta, faccio il test. Posso da riparti la muffia. Però va bene, va bene, va bene. Ah, una cosa, spero si sta ancora riprendendo. Una cosa che non ho detto sono le pedane. Le pedane mi sembravano una merda rispetto alle mie. Invece in realtà si manovra abbastanza bene. Quindi la posizione è buona, è bassa, si tocca bene a terra. E quello è un aspetto piuttosto importante, direi. Beh, basta, ciao.